I motori rombano qui a Melbourne. Questo Gran Premio d'Australia promette scintille. Come mai prima? Mai sottovalutare il circuito di Melbourne. La combinazione di tratti scivolosi e curve ad alta difficoltà rende ogni sorpasso un'impresa proibitiva. Per infilare gli avversari e guadagnare posizioni, i piloti non potranno fare altro che sfruttare le zone DRS. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. C'è Carlos Sainz in pole position oggi! E in seconda posizione c'è Charles Leclerc, quindi il resto della griglia. Verstappen, Hamilton, Sergio Perez, Skip, Massa, Fernando Alonso, Russell e Mick Schumacher, Norris, Magnussen, Esteban Ocon e Gasly, Bottas, Ricciardo, Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda, Zhou, Albon, Stroll e Nicolas Latifi. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale, il canale dell'Astronauta Nerd. Oggi torniamo su Formula 1 2022 con la nostra carriera scuderia barra pilota. Diciamo che, come avete visto nella qualifica, ci sono andato vicino stavolta. Ripeto, la difficoltà ancora è 80, però se continua così probabilmente la alzerò. Più che altro sono scettico riguardo l'aggressività dei piloti. Il mio intento è usare quanti meno flashback possibili. Tante volte magari posso sbagliare anch'io, però comunque l'aggressività dei piloti, per chi comunque gioca questo gioco me lo potrà confermare, è veramente troppo oltre il normale, e quindi secondo me questa cosa andrebbe sistemata. È uscita già una patch che ha risolto determinati bug, ma questa cosa qua ancora rimane e non la tolgono. Partiamo sesti, con Massa al settimo posto, quindi tutto si deciderà secondo me tanto alla partenza. Ripeto, non punteremo secondo me alla vittoria, perché poi allunga, l'avete visto anche in qualifica, sono più veloce. Ho fatto qualche errore di allungo, però ho avuto problemi di ritardo in cuffia, quindi non riuscivo a capire bene il sound della vettura al momento giusto, e poi ho dovuto legare il programma di streaming che uso per poter registrare, e niente. Partiamo allora ragazzi, io farei come al solito un cicino meno di benzina, in modo che partiamo un attimo più leggeri. 16-17 secondo me ci sta. Facciamo sempre questo tipo di strategia, partiamo con le super soft per poi fiondarci sulle soft. Mi raccomando ragazzi, qualora il contenuto vi piacesse, supportatelo con un bel like, e qualora non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale e partiamo con la gara di Australia. Siamo pronti? Partiamo abbastanza bene stavolta, usiamo subito un po' l'ERS e provate come ci... No, c'è qualcosa che non va proprio in partenza, noi siamo proprio scarsi. Guardate Massa dove si fionda, chi è che era quello? Alonso si fionda sempre come un pazzo, però siamo partiti malissimo ancora una volta. E niente, adesso vediamo di... Mannaggia la miseria, oh. Cioè veramente cazzo. Si sono attaccati al posteriore e mi stavano facendo andare dritto. Vabbè, lasciamo stare, va. Vediamo di... Allora, questa pista secondo me è adatta per la nostra vettura, però bisogna capire effettivamente... Attenzione, perché Massa arriva in maniera abbastanza crudele e aggressiva. Niente, si fiondano dove ovunque non possono. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Ok, scusate, ho abbassato un attimo il volume dell'audio del gioco, perché secondo me è troppo alto. Niente, quando vedi che sei lontano dal sorpasso, non ci devi neanche provare in questo modo, cazzo. In questo caso mi sto pure deconcentrando per provare a prendere quelli davanti. Porca miseria, oh. Sainz ha fatto già un tempo della Madonna. Vorrei cercare di tenere quanto più ERS possibile per provare ad attaccare i piloti davanti, ma ad oggi sembra impossibile ancora una volta. Anche se poi guardando effettivamente, attenzione, ritardo in cuffia. Niente,
anche se poi guardando effettivamente i distacchi non è che siamo poi così lontani. Nella prima parte noto che recuperiamo un po' e ci distacchiamo un po' dagli altri. Come vedete, poi Australia l'hanno anche un po' rimodernizzata, hanno tolto questa chicane qua che era maledettamente impossibile da fare. C'era quella curva a destra quando si arrivava del rettilineo che era panettone compilation, era. Questa parte qua non è stata più spigolosa, però vedo che ci siamo, Siamo sempre un secondo e cinque e non ci siamo distaccati da Perez. Se loro continuano un po' a lottare, qua non è stata più spigolosa. C'è un po' di ritardo in cuffia, vabbè, fa niente, dai. Questo è un problema di strumentalizzazione. Vai, Un vai, vai, esempio di press vai, 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 vai. sarà consentito da questo giro. Ma Usa anche la perché mia Massa visuale c'ha la di DRS DRS, se no, sei a eh? meno di un secondo dall'auto La curva davanti. qua l'ho sempre odiata, cazzo. Non riesco ad avvicinarmi, però. Probabilmente riuscirò ad avvicinarmi soltanto facendo un pit stop decente. E comunque ad oggi credo che ancora la difficoltà migliore sia l'80, perché da questo punto qua usciamo da Dio. Poi in rettilineo li perdiamo secchi, ovvio. Loro comunque hanno il DRS, adesso non si può usare, però le scie e quant'altro loro c'hanno belle che attive, noi no. Scusate ragazzi, ma c'è stato un problema di ritardo Ci in stiamo cuffia. avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme Ricordiamoci che noi medie. ci fermiamo al sesto e ho perso un sacco di tempo per sta cazzata, cioè. Ragazzi, sono più veloci. Sono più veloci, io non li riesco a prendere. Poi Massa sta anche arrivando. Avevo un po' di Il staccato. distacco dalla vettura che ti precede è 2,2 secondi. Ovviamente poi loro attivando il DRS, ciao. Cioè, questa è zona DRS, noi non possiamo attivarlo. Mentre Perez, sì, in qualche modo si allontana da noi. Stessa cosa Massa, perché Massa rimane lì, ma grazie tante volte al DRS. Niente ragazzi, niente da fare. Poi sta macchina va dritta. E ci ha recuperato dietro. Io volevo provare a tenermi un po' di hers, ma qua bisogna lottare con le unghie e con i denti, perché qua non. Il sogno di provare a lottare con i primi 5 è ancora troppo lontano. Sperare di alzare la difficoltà adesso è un po' improponibile, però ci sta un po' di sofferenza iniziale, ragazzi, cioè siamo una scuderia nuova. Il fatto è che come soffro io, però non soffre Massa, e questa cosa mi fa altamente girare le scatole. La macchina va dritta. Dobbiamo sperare nel pit stop, ragazzi, che arriverà praticamente il prossimo giro, mentre Massa si sta avvicinando in maniera importante. Ripeto, può usufruire di scia, adesso di DRS, noi siamo praticamente. Noi stiamo facendo la tappa, però poco ci manca. Vabbè, ci sta. Continuo ad avere il ritardo in cuffia, che è un qualcosa veramente imbarazzante. Bisogna sudarsela, raga, bisogna sudarsela, bisogna stare anche attenti. Perché focalizzarsi su un obiettivo quando poi comunque già fondamentalmente quello che vuoi raggiungere, cioè la zona punti, tu già ci sei. Dovremmo essere più che altro soddisfatti del rendimento Ok, le attuale. macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Attenzione Puoi però. accelerare.
Ragazzi, non abbiamo proprio più grip, non l'abbiamo. Hamilton ha invocato corsia dei box proprio in questo momento. Facciamoci questa sosta. Attenzione qui, vediamo. Ok, perfetto. Facciamo sto cambio veloce. Complimenti a te e alla crew. Okay. Siamo soddisfatti. Bella. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il treno attuale. Adesso bisogna spingere, ragazzi. Adesso inizialmente no, perché siamo con gomme fresche, però bisogna fare cose fatte bene. Adesso abbiamo le gomme fresche, dobbiamo tirare altri 8 giri. Inizialmente avremo le gomme fredde, quindi spingere vorrebbe dire bruciarle subito, quindi stiamo attenti. Massa è già entrato in box. Ha tirato Felipe, eh? Noi come stiamo cominciando adesso a entrare un po' in temperatura. Quindi possiamo provare a spingere. Felipe è uscito già dalla corsia box. Attenzione! È Russell! Ah, cavolo! Di un non nulla, signori. Abbiamo Russell davanti, però possiamo giocarcela. Attenzione, prova ad entrare. Ah, è qui la mossa da stronzi. Ma Russell non vuole mollare, noi neanche. Bella mossa, ben fatto. Beh, oddio, mica troppo. Però Russell c'ha le gomme fredde, quindi questo è importante. Noi abbiamo già le gomme abbastanza in temperatura. 6 secondi. Verstappen è quinto. Qualcuno ancora si deve fermare, secondo me. Beh, non mi sembra. Russell mi pare fosse avanti. Ragazzi, è una cosa bruttissima avere praticamente il ritardo in cuffia, veramente. Una roba. Chiedo scusa per la qualità della guida, ma. Bravo Perez. Noi dobbiamo approfittarne adesso. Sto finendo. Praticamente noi stiamo godendo della lotta di questi due signori davanti a noi. Buono così. Ce li ho lì. Li vedo. Entrambi. Ragazzi, possiamo provarci. Dietro non ci fanno più paura. Avevo detto che comunque si sarebbe deciso tutto bene o male alla sosta ai box, dove noi siamo stati perfetti nel rientrare. Quindi adesso ci vengono davanti le due Red Bull, che stanno lottando tra di loro, tra i due litiganti. Il terzo deve forse di cose godere, quindi dagli tutta. Perez, Verstappen e anche Strano si mettono in bagarre. Perez continua a rimanere vicino a Verstappen per il semplice fatto che ha scia e DRS, e adesso per la prima volta in gara ce l'avremo anche noi alla spalancata e cominciamo a lottare. Non bisogna sbagliare. Lungo, cavolo, di poco. Oltre alle difficoltà, oltre ai problemi tecnici anche della registrazione, stiamo provando a fare il nostro meglio e alla fine si accende la mischia. Questa Racing Sport comunque sta facendo il suo, Ricordandoci che comunque siamo partiti sesti, quindi non stiamo migliorando, ma comunque qui siamo usciti malissimo. Siamo in zona punti. Comunque siamo in zona punti. Ed è importantissimo per noi. Ottimo così. Attenzione.
attenzione. Ok. Ragazzi, abbiamo 4 giri per tentare l'impresa. Non penso che riusciremo a passare Verstappen, però Perez ci permetterebbe per la prima volta in 3 gare già di continuare a salire. Il carburante come cavolo è messo, mi capite? Perfetto. Le gomme cominciano un po' a fare schifo, mi dimentico del DRS perché sento in ritardo sto maledetto suono. Bisogna stare attenti perché sta arrivando anche dietro Russell poco a poco. Comunque Perez è velocissimo, ma perde moltissimo in curva perché noi siamo più veloci avendo le gomme soft, lui ha le gomme dure. Quindi adesso ma non uscite più veloce. Si vede che uscite più veloce. Io con DRS attivo e porca troia. 9,0 secondi. Ok, non c'è su niente qui. Attenzione, ok. Mamma mia. Fammi capire, adesso sto frenando io. Adesso sto frenando della curva prima. Cioè, trovo allucinante. Spero che sia lo split, perché altrimenti non saprei. Attenzione, usciamo meglio di Perez. Questo potrebbe essere il momento dell'attacco. E poi provare in qualche modo a puntare a Verstappen, soprattutto per il DRS e difenderci. Attenzione perché ci mettiamo dentro. Ma niente, lui chiude benissimo. Ma non mollo. Non sbaglia lui ovviamente, non va un po' lungo, però adesso siamo ancora più veloci. DRS attivo, non c'è più il DRS per lui. Vediamo di metterci all'esterno. Staccata prepotente, niente, vediamo. Niente, chiude, non fa passare Perez. È quello che stava facendo con Verstappen adesso. È quello che stava facendo con Verstappen. Stessa cosa, per non farlo passare. E noi in questo caso ci sta recuperando anche gli altri. In qualche modo è imbarazzante sta cosa. Però ovviamente noi per questa posizione comunque. Attenzione qui. Un attimo. E niente, continua a toccarlo dentro. Niente raga, qua. Staccata, attenzione. Staccatona e via. Buono. Non se lo aspettava lì, non se lo aspettava lì. Fai sembrare facile. E adesso dovrà difendersi comunque da Russell che arriverà. Ci provo. Il problema è adesso. Il problema è ora. E comunque abbiamo Verstappen a 2 secondi e 6. Mentre Perez comunque ha la possibilità di riavvicinarsi nuovamente. E la Red Bull, lo sapete, è più veloce di noi. Quindi concentrazione in questi ultimi 2 giri. Ho voluto ripeto per il sound che io sento praticamente dopo. Sarebbe stato bellissimo provare a lottare con Verstappen. Però quinti, ragazzi, una vettura che è nata una settimana fa, mica male, eh. Non cantiamo vittoria, però comincio a sentire un attimo la difficoltà della gomma. Non mi aiuta sto fatto qua del ritardo in cuffia. Niente ragazzi, 2 giri di sofferenza. Stai tenendo un buon ritmo di gara. 2 giri di sofferenza. Ancora una lunga distanza. Una distanza mica troppo. E niente, intanto Verstappen se n'è letteralmente andato. E noi dietro fortunatamente abbiamo ancora più grip rispetto a lui, rispetto a Perez in uscita. In questo frangente recuperiamo, non ha più il DRS che si può attivare Perez, però in rettilineo siamo più deboli. Vediamo, siamo all'ultimo giro. Ecco, è arrivato adesso, sei all'ultimo giro, ma il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Adesso Perez sta cominciando un attimo a essere più intraprendente di noi. Meno male i tempi sono gli stessi.
Meno male che Perez ha fatto la mossa stronza che mette le gomme dure, non so per quale arcaico motivo, però non mi interessa, va bene così, sono contento uguale. Abbiamo anche gestito molto bene l'ERS in questo caso. Ottimo, ottimo, ottimo. Molto bene, molto bene. Lungo lì, molto lungo. Attenzione, Sainz vince. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, mamma mia, alla fine non teniamo più. È un attimo con queste macchine, però chiudiamo in quinta posizione. Sì, non è stato per niente facile, ho guidato anche un po' male secondo me, però vi ricordo che avevo il ritardo in cuffia. Siamo stati i piloti del giorno, strano, strano. E niente, buono. E vince Carlos Sainz con Leclerc secondo e Hamilton terzo. Ma è l'auto più veloce a vincere. E Ferrari 3 gare su 3 hanno fatto doppietta, mi pare. Quindi tanta roba. Bella. La Ferrari di quest'anno mi piace veramente tantissimo. Comunque, scorrendo, andando avanti, va bene, tutto il giusto, arriveremo anche noi a questi, a queste esultanze. E allora, e ora vediamo come questi risultati in questo caso quinti vediamo in costruttore. Quindi Massa arriva undicesimo, non si sa per quale motivo, però noi se guardiamo il tempo 1 minuto 21.7, mentre Perez fa 1.21.8, Alonso 1.22.3, George Russell 1.22 e 4, Mick Schumacher che si conferma comunque in top 10 1.22.5, mentre Lando Norris 1.22.7. buono, direi che comunque, purtroppo per Felipe che si è ritrovato undicesimo, si vede che ha sbagliato la strategia, si vede che ha sbagliato comunque la tempistica nell'entrare in box, mentre noi siamo stati perfetti stavolta. Però ragazzi, 10 punti più un punto fatto, anzi no, 3 punti fatti, adesso vediamo un attimino. Posizione in classifica, noi abbiamo fatto praticamente 18 punti ragazzi, 18 punti contro Massa che ne ha fatti 4. Guardate che per essere 3 gare non è per nulla male, siamo una scuderia comunque da media bassa classifica, quindi tutto fa brodo. Ovvio che Leclerc e gli altri siano anni luce avanti a noi, però già oggi secondo me puntare a sesto, settimo posto non è proprio così utopia. Niente ragazzi, io spero di avervi fatto divertire oggi con questa gara un po' bizzarra, un po' particolare. Comunque posizioni in classifica le stiamo scalando, sono contento di questo. Io vi ringrazio per aver visto questo nuovo contenuto, supportate la serie con un bel like, con un bel commentino nel caso comunque avesse da consigliarmi qualcosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordo che più del 40% di voi guarda i miei video ma non è iscritta, mi raccomando ragazzi, per voi è un semplice click, per me invece vuol dire veramente veramente tanto. E niente, vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.